Buongiorno a tutti quelli che aspettano Fatti Vostri e anche l'oroscopo, che tra l'altro, devo dire, è una piccola soddisfazione per il programma, penso per tutti. È sempre leader per quanto riguarda questo spazio che viene estratto dal programma su Rai Play. Andate su Rai Play perché troverete un sacco di cose belle, ma veramente belle. Questo ve lo dico perché ci sono tanti film, tante cose da vedere e da rivedere. L'oroscopo pure, però ci sono cose ancora più interessanti. Cari Capricorno, due stelle. Ecco, per esempio, se voi oggi un pochino vi annoiate, visto che la luna è storta, divertitevi in qualche modo. Voi sapete che il divertimento più bello per voi è quello che arriva dalla testa, eh? Quindi voi sì, siete preda dei sentimenti e della sensualità come tutti, però in minima parte rispetto ad altri segni zodiacali. Voi volete stare con una persona allegra, divertente, che abbia una bella intelligenza, che vi appaghi. E oggi è proprio questo che cercherete. Troverete ciò che desiderate. Con questa luna è probabile che oggi la fatica si faccia sentire. Bilancia, avere una luna un po' particolare accelera quella necessità di cui vi ho parlato spesso, di pianificare i conti, questa revisione totale della vostra vita, questa necessità che avete da, penso, marzo, di rivedere anche le vostre collaborazioni. Tutto sta cambiando e se la prima parte dell'anno, come vi dissi nelle previsioni generali, è importante, la seconda vive sulle sicurezze che conquisterete in questi giorni. Quindi c'è una causa, c'è un problema, c'è una lotta, cercate di risolverla al più presto, altrimenti va a finire, non è che le cose vanno male, ma va a finire che si dilunga nel tempo, perché quando Giove arriverà in opposizione tra pochi giorni, avrà il potere di rallentare processi che invece adesso potrebbero essere risolti prima. Tre stelle per il segno del Leone. Vi sto tenendo un po' giù perché poi vi metterò su. È un po' come togliersi un paio di scarpe strette. Ancora le scarpe strette ce l'avete, camminate male. Ma camminate male non tanto perché voi siete immersi in problemi, ma perché forse proprio siete in una situazione accidentata. O magari in questo momento state sulle spine perché non sapete se un progetto che avete iniziato da poco andrà bene oppure no. Io vi dico una cosa, se voi siete preparati, se voi avete le giuste qualità, non dovrete temere nulla e nessuno, neanche se avete sostituito una persona in un lavoro, neanche se magari vi accingete a fare qualcosa di nuovo. E tutto questo avrà un grande potere in amore. Cuori solitari del Leone, preparatevi, perché tra la seconda parte della primavera e l'estate ne avrete di cose da vivere. Tre stelle per il segno della Vergine, quindi c'è un piccolo recupero. Più che altro c'è veramente una stanchezza mentale. I segni di terra, anche il Capricorno è un segno di terra, lo dicevo prima, lavorano molto di testa e per voi è sempre molto importante mettere in ordine tutti i pensieri. Che fatica però, al punto che ultimamente avete dormito male o magari avete avuto anche qualche piccolo acciacchetto di salute. Magari lo sapete solo voi, perché vi confidate solo con pochissime persone. In amore c'è bisogno di un po' più di sprint. È come se da qualche giorno vi trovaste accanto, parlo alle coppie, una persona che sbuffa in continuazione o comunque che non riuscite più a capire, che non riuscite più a gestire. A voi piace avere un quadro anche psicologico delle persone che avete attorno per tentare di capire se stanno bene oppure no. E a volte però sapete che soprattutto in amore non conta la testa, ma conta l'istinto. Vorrei chiedere al Sagittario 3 stelle di essere un pochino paziente, perché lo so che è una cosa impossibile perché il Sagittario è impaziente di nascita, perché queste stelle promettono molto. Se avete già firmato un accordo per maggio, giugno, luglio, nessun problema, sapete che siete in fase di preparazione, come un atleta, ecco, che prima di arrivare a fare la gara deve in qualche modo allenarsi. Siete in fase di allenamento e non ancora certi che quello che ci sarà sarà importante. Ma ve lo dico io perché con un Giove importante dalla seconda parte di maggio avrete moltissimo. All'Ariete 4 stelle voglio dare perché con la luna nel segno non si può non essere eccitati, non si può non essere pieni di iniziative, al punto che qualcuno potrebbe anche dirvi: senti, calmati perché non ce la faccio più. Sapete che siete insistenti quando vi mettete in testa una cosa. Non so se avete mai avuto uno spasimante dell'Ariete, una persona, uomo o donna che fosse, innamorata di voi. Non molla. Allora, cari Ariete, d'accordo, innanzitutto cercate di essere ricambiati. Se trovate la persona giusta, questo periodo è importante per voi, la giornata aiuta. 4 stelle per il segno del Toro, altro segno molto capardio, testardo. Mi piace questa capardietà perché
è stata la rete di protezione per mantenere quello che vi interessa. Ma sapete che qualcuno ha attentato alle vostre sicurezze negli ultimi 2 o 3 mesi, mentre adesso le cose vanno meglio. Voglio dare 4 stelle anche al segno dei gemelli, finalmente dopo una prima parte di settimana un po' strana, questa giornata è interessante e poi domani vedremo ancora qualche piccola incertezza. Più che altro navigate a vista, state aspettando delle novità oppure dovete aspettare che si risolva una questione personale o di tipo burocratico e questo appesantisce la vita. 4 stelle per lo Scorpione. Se c'è un amore che vi piace, andate avanti. Se c'è una persona che vi interessa, proponetevi. In qualche modo queste stelle proteggono la vostra capacità di relazionarvi agli altri. 5 stelle per il segno del Cancro. Emozioni a go go. Non ripensate al passato, è un errore che spesso fate, soprattutto quando siete in crisi e non siete certi di quello che vivete. Adesso potete ritrovare anche l'armonia della famiglia, delle persone che amate. 5 stelle per l'Acquario. Difficile non innamorarsi di un acquario in questo periodo. È difficile anche che l'acquario non riveli il proprio amore agli altri. Voi fate sempre qualcosa per la collettività e vi sentite utili solo quando a livello sociale avete una missione da compiere. 5 stelle per il segno dei Pesci. Mi auguro veramente che abbiate delle proposte da fare e delle cose da dire, perché in questo momento non solo siete ascoltati, ma avete anche quella capacità istintiva, logica, forse anche un po', virgolette aperte, magica, di convincere gli altri e di portarli a voi. Cielo importante anche per voi. Vi abbraccio.